Grazie Presidente, speravo che questa pausa potesse concedere al gruppo, soprattutto del Partito Democratico, una riflessione sulla nostra apertura molto larga sulla democrazia diretta e l'inserimento della stessa in questo provvedimento. Purtroppo la pausa non ha portato buoni frutti. Noi siamo stati decisamente, ci siamo tenuti in maniera decisamente ampia nelle disponibilità della maggioranza a discutere, ma se ne è avuto nulla di fatto. Quindi io sicuramente non posso. Siamo scesi da 10 a 7, da 7 a 3, da 3 a 0. A questo punto io non posso garantire un andamento del tutto istituzionale dell'Aula. Questo non significa assolutamente che faremo nulla di inaspettato, semplicemente. Sicuramente non voteremo tutti gli emendamenti uno per uno, perché le nostre proposte, lo ribadisco perché non voglio sembrare eversiva o chissà cosa, erano semplicemente l'introduzione di referendum propositivi e consuntivi con zero quorum, la possibilità da parte di una minoranza parlamentare di sollevare una questione di fronte alla Corte Costituzionale e l'obbligatorietà entro un termine determinato di discutere le leggi di iniziativa popolare. Quindi la parola è democrazia diretta, questo era il riassunto, una cosa che si poteva benissimo accettare, non stravolgeva l'impianto, non l'avete voluto, io alzo le mani e auguro una buona giornata ai miei colleghi, buon lavoro. Grazie, onorevole Dadone.